ma adesso me lo ricordo, sono partito dal fatto che io ho dovuto faticare scrivendo libri molto più della generalità degli autori di libri, i quali facevano o semplicemente il mestiere dello scrittore. Per esempio Alberto Moravia, che è stato un mio amico e collaboratore sia dell'Espresso che di Repubblica, ha fatto solo lo scrittore, non ha avuto altre attività. Ce ne sono molti che fanno solo lo scrittore, moltissimi. Poi ce ne sono altri che fanno anche altre cose. Per esempio, Garda era impiegato del catasto. Montale faceva il correttore di bozze al Corriere della Sera. E così via, fanno altri mestieri. Allora, quelli che fanno altri, Caro Figlio, che è uno che adesso è abbastanza noto, è un magistrato, è un magistrato, e fa il magistrato. Qual è la difficoltà maggiore per un giornalista? Che il giornalista ha professionalmente commercio con le proprie parole, cioè è uno che lavora sulle parole, anche lo scrittore lavora sulle parole, ma siccome lo scrittore, se non giornalista, se non si occupa di temi giornalistici nei libri, ma di altri temi, inevitabilmente deve trovare un linguaggio diverso. E quindi, oltre alla difficoltà di chiarire i propri pensieri, il giornalista che scrive libri diversi dai temi di cui si occupa come giornalista deve fare la fatica di inventare un linguaggio diverso. E io so qual è stata questa fatica perché l'ho fatta. Allora, in che cosa si differenziano, per dirla in breve, l'attività del giornalista di un certo tipo e dello scrittore di un certo tipo? Il giornalista fa un viaggio al di fuori di sé, nel mondo, nella realtà esterna a se stesso, cercando di capirla e trasmetterla ai suoi lettori. Lo scrittore di un certo tipo di libri, di un certo tipo di temi, fa un viaggio dentro di sé. Questa è la differenza. Un viaggio fuori di sé, un viaggio dentro di sé. Questo viaggio dentro di sé, in realtà, dovremmo farlo tutti, come facciamo tutti, necessariamente un viaggio fuori. Un viaggio fuori lo dobbiamo fare per forza, perché continuamente ci imbattiamo negli altri, siamo una specie dove l'individuo ha come istinto, tra i vari istinti che ha, quello della socievolezza. Noi non siamo una specie animale solitaria, siamo una specie animale, non ci ascoltiamo questo, socievole, ma una socievolezza che non necessariamente finisce in un branco. Quando finisce in un branco è il primo segnale che noi stiamo regredendo verso lo stadio animale, perché noi siamo individui e come individui siamo già completi, ma individui socievoli, i quali quindi si devono associare, perché questo è il loro istinto. E se diventiamo branco, regrediamo. E ci sono purtroppo alcuni popoli, alcune collettività, in cui l'istinto del branco è rimasto, e lì bisognerebbe esaminare perché è rimasto. Perché
vedete che voi, io compreso, ovviamente, quando sentiamo le parole che ha detto la Cristina Scaletti, che ringrazio molto di essere venuta qui, e che ha fatto un richiamo appassionato alla morale, poi però ha constatato che non è che abbiamo fatto dei gran progressi, e quindi chiede a se stessa, ai suoi colleghi che lavorano nelle istituzioni e a tutti noi di mettere la morale al primo posto, ecco. Ma noi abbiamo avuto nel breve spazio di 150 anni degli esperimenti non particolarmente in quella direzione, a cominciare dal trasformismo, che comincia quando la destra storica cade e vi subentra una sinistra molto pasticciona. Poi da questa sinistra emerge Crispi, che ha delle tentazioni dittatoriali. Poi c'è lo scandalo della Banca Romana, che coinvolge addirittura la Casa Reale. Poi c'è Mussolini. Poi c'è Berlusconi. Prima c'era Craxi. Adesso speriamo che ci venga Renzi. Allora ci dobbiamo domandare come è fatto questo popolo, perché appunto noi ci indigniamo, ma queste persone, queste figure, questo tipo di dirigenza, di regimi, chiamiamoli così, l'abbiamo votato. Li abbiamo votati, quindi ce li meritiamo. Voi direte, ma noi abbiamo sempre dissentito. Io mi auguro, ma io per esempio, da quando sono nato fino agli anni 18, sono stato un giovane, prima un ragazzo, un bambino, poi un ragazzo, poi un giovane fascista. Queste sono cose sulle quali bisogna riflettere. Io sono stato un giovane fascista perché sono nato nel 24 e il fascismo era al potere dal 22, e il fascismo dedicava ai giovani un'attenzione molto particolare. Gli consentiva anche, perché era Mussolini, non era Berlusconi, era peggio e meglio, era peggio e meglio, perché una visione politica Mussolini l'aveva. Poi ci ha portato alla catastrofe. Berlusconi lì non ci è arrivato. Catastrofe, parlo della guerra. Allora, il regime fascista aveva un'estrema attenzione ai giovani. Intanto li lusingava, aveva capito come si conquista l'amore di un giovane, di un bambino. Fin da quando ero balilla, cominciavano a 7 anni, poi a 14, a 13 si diventava avanguardisti, cambiava la divisa, poi a 16 si diventava giovani fascisti. Non vi dico cos'era la divisa dei giovani fascisti universitari, perché poi c'era la variante giovani fascisti universitari. Noi tutte le domeniche ci vestevamo in divisa e andavamo all'uscita delle chiese, dove uscivano le ragazze e andavano in chiesa, perché la divisa, devo dire, faceva il suo effetto. Era un fiore di divisa, stivaloni, non sto a descrivere. Ma il Balilla, da cui cominciava tutto,
io di solito mi scordo di spegnere il telefono, a un certo punto suona, non è il mio, ma da un momento all'altro mettiamo che suona, io lo do a mia moglie perché io non lo so spegnere. Vabbè, allora, il Balilla, voi mi direte che c'entra con i libri che hai fatto, ma in qualche modo c'entra. Il Balilla aveva una camicetta nera, un fazzoletto azzurro, calzoncini grigio-verde e scarponcini e calzettoni. Poi in più aveva il Balilla, beh, questo era il Balilla comune, il Balilla scelto, che era quello che aveva fatto meglio, era quando si marciava, era allineato, batteva il passo, quando lui diceva passo, lui batteva il passo, perché era, diciamo, aveva imparato queste regole di comportamento marziale, allora lo facevano Balilla moschettiere, io naturalmente ero Balilla moschettiere. Balilla moschettieri avevano in più su questa divisa il cinturone, con la giubbella per tenere niente meno il caricatore, il moschetto, e i guanti alla moschettiera, che sono quelli che hanno il guanto nero e poi come i moschettieri hanno il guanto che arriva fin qua, allargandosi, ecco così, e il fucile modello 91 in dotazione alla fanteria, tale quale giocattolo, il giocattolo, quello che noi avremmo voluto, e qualche volta accadeva che i genitori per la Befana dice che vorresti il moschetto no, la sciabola, di solito mia madre mi regalava una sciabola, ma invece il moschetto, il fascismo ci regalava il moschetto, lo pagavano loro, ce lo davano, noi lo portavamo a casa con la baionetta che si tirava su così, una meraviglia. Quindi, dopodiché però a scuola, loro avevano inventato la romanità, il mito, avevano bisogno di un mito, il mito fu Roma. Hitler li imitò, perché Mussolini fu il maestro di Hitler. Hitler li imitò, ma alle spalle doveva andare a finire sugli i Nibelunghi. La romanità noi ce l'avevamo lì. Io ricordo quando da avanguardista ci portavano, anche da Balilla, ma da avanguardista in particolare, ci portavano quando Mussolini parlava al balcone. Noi, la nostra legione, che era quella dell'istituto Mamiani, che era uno degli istituti più importanti di Roma, la legione occupava una parte dei gradini del Campidoglio, del Vittoriano, no? I gradini eravamo schierati lì. Mussolini di solito parlava il pomeriggio inoltrato, verso sera, al tramonto, o addirittura la sera. Allora c'era dalla torre delle milizie i riflettori, questi fasci di luce azzurri che invadevano il cielo. Poi tutta quella che adesso si chiama Via dei Fori Imperiali, loro gli avevano cambiato nome, si chiamava Via dell'Impero. E era tutta illuminata da tripodi, enormi tripodi di bronzo dove ardeva la fiamma. Questa era l'illuminazione. Il Colosseo, e tu lo vedevi da fuori, sembrava incendiato perché da dentro era incendiato di luce rossa e quindi si vedeva questo Colosseo incendiato e a fianco c'era il Foro Traiano e poco dopo i Fori Romani con le colonne. Quando lui diceva l'impero torna sui colli di Roma, l'impero era quello, c'era, stava lì. Non è che fosse una fantasia, c'era stato l'impero. E che impero?
voglio dire che noi eravamo affascinati, anche perché lui parlava con quella voce, con Paus, come Krauss. Mi ricordo una volta, quando già era la guerra, lui disse alle ore 12, perché lui era un cronista, un giornalista, lui era un giornalista notevole. No, quando entrammo in Addis Abeba, allora lui disse il maresciallo Badoglio telegrafa: oggi alle ore 5 le truppe vittoriose sono entrate in Addis Abeba. Non vi dico gli applausi, naturalmente. Poi pausa lunga. Lui, quando faceva la pausa, mi ricordo la forza adesso, metteva le mani sui fianchi e faceva il giro su se stesso e poi ritornava, le mani sui fianchi, e le metteva sul balcone. L'impero torna sui colli di Roma dopo 2000 anni. Questo fu il seguito della frase. L'impero era lì, capito? Era una cosa. Quindi loro ci misero il corpo. Infatti, quando andavamo a scuola, la prima canzone, anzi prima che cominciassero le lezioni, si cantava l'Inno a Roma, composto da Giordano, che era un autore, con i versi di Orazio: non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di Roma. Questi i versi di Orazio. Quindi noi eravamo, poi non sapevamo che i comunisti, a quell'epoca c'era Gramsci in galera, il nome di Gramsci, insomma, diceva, sai chi è Gramsci? No, non chi è Gramsci. I comunisti chi sono? I comunisti sono delle spie della Russia, dell'Unione Sovietica, che vengono qui per fare attentati. E quindi bisogna prenderli e metterli in galera. Questo non avevamo altra convinzione dei comunisti. Dico questo per dire che quando poi a me capitò di essere espulso dal GUF, che erano i gruppi fascisti universitari,